Action! This is something that is really becoming popular in our country. You see a lot of young chefs doing some very cool things by making sauces. Now, you know, using Asian and European influence to make a sauce of the liver, a sauce out of some of the fish oil or whatever. Is this very typical Italian, typical Catalan, or is it Sardinian, the blend? I due chef della trasmissione qualcosa a te, che cosa? Sì, hanno preso delle triglie perché Cristiano fa un piatto speciale col fegatino e dei zirri per fare un'agliata all'algherese. Che cosa consiglieresti tu come prodotto in questo periodo? Ma ci sono le triglie che sono belle, San Pietri, Cantare, le tanute nostre e delle belle aragoste anche se siamo fuori stagione. E ci rivedremo tutti su Sky. Sempre. Che cosa consigliamo a questi due grandi chef che stanno svolgendo in diretta una trasmissione? Come cottura? Come tipo di prodotto di questo periodo? Ma adesso è il periodo dei merluzzetti, ci sono molti calamari, adesso San Pietri, ci sono diverse qualità che adesso si trovano in abbondanza, diciamo, che d'estate magari manca un po' di più come i calamari, quindi magari abbinare i calamari con i carciofi locali, cose del genere, no? Ma anche questo può essere un modo di promuovere sempre il pescato della Riviera del Corallo? Quello sì, cioè variare anche come ricette, abbinare pesce con le altri prodotti locali come, non lo so, zucchine o carciofi, come dicevo prima, o non lo so, altri tipi di cose con i funghi. Il pesce in tutte le salse? In tutte le salse. Sapete cosa sta succedendo oggi nel mercato di Alghero? C'è una trasmissione molto importante di Sky e stanno facendo due chef la ricerca del prodotto algherese. Ma voi venite spesso al mercato? Del prodotto algherese, del pesce algherese? Venite spesso al mercato? Sì, ogni tanto, quando piove siamo qui ricoverati. Quindi il mercato è anche un luogo di aggregazione. Siamo tutti i giorni a vedere i prezzi, consultiamo. Ma vi mandano anche le mogli a fare la spesa? No, veniamo noi di nostra spontanea volontà. Se ci mandano le mogli, addio, siamo fregati. No. E poi non vi sgridano se fate la spesa male? Non vi sgridano se fate la spesa male? La prima cosa è per quello che veniamo da soli. Altro che sgridano, ce le suonano pure qualche volta. Dai un ciuffo di questi gamberi di scatto. Of course, it's the best. It's not even close. When you're in this part of the world, well, you know, just about anywhere. You see shrimp like this. Che cosa hanno comprato gli chef? Hanno comprato degli scampi e dei gamberi e mi è sembrato di aver visto che se li ha mangiati anche crudi, dato che sapevano di mandorle. E sono comunque i frutti di stagione che stanno andando di più in questo periodo? Diciamo che c'è un bel po' di pescato adesso per quanto riguarda scampi e gamberi. Il tempo è buono, stanno riuscendo ad andare a fondale per pescarli. Perciò ogni giorno ci sono anche freschi, dai, vivi. Quindi li abbiamo accontentati questi chef? Li abbiamo accontentati, speriamo di sì. Vogliamo curiosare un pochino e sapere che cosa hanno comprato gli chef al mercato.
Cristiano? Sì. Cristiano ha preso una seppia, degli scorfani, basta, qua non penso a... però qualche altra parte avrà comprato qualcosa sicuramente, dovrebbe comprare, adesso sta cercando una pescatrice un po' grossetta. Ti hanno già detto come la faranno? La seppia... ha detto che la fa in padella, la fa andare però è complicato da spiegare perché lui ha... Troppo per noi comuni mortali. Però poi la pescatrice la fa insalata alla catalana con le cipolle e i pomodori e poi i gamberi non so, vediamo. I'm at F28, it's good. Okay. How does it look? Looks okay. Eccoci qua, ristorante Andreini. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi, in una giornata passata al mercato, Andrew Zimmer, che è un giornalista gastronomico nonché anche famoso chef. Abbiamo un po' fatto tutto l'excursus con dei prodotti al mercato, sia di verdure che di pesce e anche dei formaggi. Ora ci siamo spostati qua al ristorante per chiacchierare insomma, di tutto insomma, del mondo della ristorazione sarda e non solo, e quindi far assaggiare al nostro amico Andrew la cucina del ristorante. C'è questa un po' questa cultura, no, del unire sempre gli elementi. And then of course the wild asparagus, which I'm telling you about the local culinary tradition and local processes. Yeah. If you really, if you really want to get into a fist fight in Italy, just tell the people in whatever town or village or hamlet that you're in that theirs is not as good as the one down the road. Everybody is very ferociously proud, and rightfully so, of everything that's grown in their terroir, which is what makes dining in Italy, to me, one of the truly supreme pleasures in the world, is that everything is seasonal, everything is proprietary, everything is germane to that micro-location. It's a wonderful way to eat. È una delle cose più belle, no? Che nella cucina italiana chiunque, come dire, ha la pretesa di dirmi che questa è la cosa più buona o migliore, certo. L'asparago per quello era un po' un fondo di... è la nostra tipicità, quello di avere... cioè quando si parla di cucina classica in Italia è un po' difficile, io credo che sia più difficile fare cucina classica che cucina innovativa, perché la fregola avrà sempre termini di paragone, tanti termini di paragone, la zia, la nonna, la famiglia, la zuppa, si parlava di zuppa. Mia nonna la fa in una certa maniera, mia madre la fa in una certa maniera. I prodotti sono gli stessi, i gesti sono differenti. Ed è un piatto classico. Quattro piatti, sono una fregola, una crema di cavolfiori, poi un dessert, una sorta di seada rivisitata. E poi abbiamo preparato una fregola con dei frutti di mare ricci, ecco, come punti di riferimento di prodotti avevamo appunto i ricci, gli anemoni e le patelle. Only one question. Yes. Andrew, special day in Alghero, in Sardinia? The most special. Wonderful to spend time and see the city through the eyes of a great chef. That's my preferred way to see a city, a country, a culture. I firmly believe that you learn more spending a day wandering through the markets and talking to people than you do spending a week in a museum. And the most special food in Riviera del Corallo? Oh my gosh, most special food. Do you know something? The essence of what happens here, the things that come out of the ocean to me, and I love seafood. So this morning when I ate the shrimp raw in the market, or we're eating the mussels raw in the marketplace, and the cheese at the cheese shop, and I started to get really excited about the food here. It's hard to pin it down to one, but I'll give you those three. And then of course everything that the chef made here with those ingredients was fantastic. Thank you very much. We hope to come back to Alghero. I will definitely be in Sardinia again. We want to come here with our family in the summertime.